Supporta la tua azienda in questo video. JabTV è la scelta giusta per raggiungere migliaia di potenziali clienti in tempi rapidissimi. Chiama ora al numero 320 22 45 117 o scrivi a spot@jabtv.it per valutare senza impegno tutte le nostre offerte. Buonasera a tutti e benvenuti a Vox Populi. Anche oggi tre persone fermate in maniera casuale a Voghera rispondono alla domanda sull'argomento del giorno. Michela Rosetta, sindaco di San Germano, che è un piccolo comune del Vercellese, ha deciso di vietare parco giochi e mensa scolastica ai figli di coloro che non pagano le tasse. L'obiettivo è quello di incentivare gli evasori a saldare i propri debiti nei confronti del comune, i quali ammontano a circa 100.000 euro. Molti ritengono la decisione un'ingiusta punizione per i bambini che non hanno colpe. Lei cosa ne pensa? Beh, dipende. Questi genitori perché non pagano le tasse? Cioè, se non hanno la possibilità di farlo, si aiutano i genitori, non si colpiscono i bambini. Se invece sono i soliti genitori, allora ha fatto bene, però i bambini comunque hanno diritto alla mensa, secondo me. Togliendo questo diritto ai bambini, pensa che si possa incentivare questi genitori a pagare le tasse oppure non è la soluzione? Secondo me non è la soluzione. Si potrebbe agire in un altro modo, come dicevo prima. Certo. Oggi si può sapere tutto di tutti, quindi... Ma secondo me è sbagliato. Come mai? Sbagliato, cioè non bisogna, i bambini bisogna farli giocare o no? Credo, io ho capito almeno, o no? Sempre e comunque? Sempre e comunque. Anche se i genitori non pagano le tasse? Anche che non pagano le tasse, i bambini non c'entrano niente, credo io almeno, insomma. Secondo lei adesso che vietano ai loro figli di andare al parco giochi o di poter approfittare della mensa scolastica, questi genitori torneranno a pagare le tasse oppure continueranno a delinquere comunque? Tutto sta alle possibilità che possono avere anche, insomma, credo una cosa logica, però io credo che dovrebbero, insomma, se siete a pagare le tasse bisogna pagarle in quel modo. Non che hanno dei macchinoni dopo non pagano. Ma non è giusto. Non è giusto come mai? È giusto che vanno al parco tutti, perché c'è il giorno. Io sono uno di quelli che ho perso il lavoro dopo 13 anni. 13 anni lavoravo per l'autostrada, giustamente, siamo 150 persone a casa e di certo io ho anche un mutuo, sono proprio in crisi e di certo io non accetto questa cosa qua. È giusto che anche i bambini siano uguali a tutti, perché è un periodo proprio... Diciamo è dura, che ha perso il lavoro, che tutte le altre cose. Quindi anche i figli dei genitori che non pagano le tasse, pensa che quindi possa essere giustificabile il fatto che non vengano pagate le tasse per il fatto che si è perso il lavoro? No, è giusto che chi lavora è giusto che paga le tasse, questo è giusto. Io dico come sono messo io, che sono un anno, che sono a casa e per me è dura. Però no, che gente che c'è, diciamo che lavora è giusto che paga le tasse, si mancherebbe ancora. Se no andiamo male tutti. Porta la tua azienda in questo video. JabTV è la scelta giusta per raggiungere migliaia di potenziali clienti in tempi rapidissimi. Chiama ora al numero 320 22 45 117 o scrivi a spot@jabtv.it per valutare senza impegno tutte le nostre offerte.